buongiorno a tutti. Oggi 28 luglio e stiamo andando a Ussita. Abbiamo sbagliato anche strada, quindi in questo momento siamo a Visso. Quello che ci colpisce è la devastazione che ancora attanaglia queste zone. E noi oggi l'ultima tappa del camper che non ti aspetti, il progetto metri, di Federconsumatori, subito a sinistra. E speriamo di portare un po' di novità, ecco, in queste zone che francamente fanno veramente male al cuore. Appena arriveremo nella piazza Cavallari di Ussita, monteremo il nostro banchetto e inizieremo così l'ultima mattinata con le zone dell'entroterra marchigiano. Buongiorno, oggi come dicevamo in mattinata siamo stati a Ussita. Questo posto un tempo era pieno di gente, la piazza era veramente affollata. Oggi, ahimè, Piazza Cavallari, dove siamo stati noi, è tutto chiuso, nel senso che non c'è più nessuno, tutti gli appartamenti sono chiusi non perché sono vuoti perché sono inagibili. Comunque noi siamo riusciti comunque a stare in mezzo alle persone, anche se un po' le abbiamo dovute stimolare, perché c'è una grossa perdita di fiducia nei confronti di tutti, però è stata una mattinata produttiva come sempre per noi. Siamo contenti di aver scelto queste zone per il nostro progetto, il camper che non ti aspetti. Oggi, come dicevamo, è l'ultima tappa e ringraziamo quanti ci hanno dato la possibilità di attuare questo progetto, quindi il MISE, la Regione. E un appello alla Regione, torniamo, facciamo in modo che queste zone possano tornare a splendere come era in passato. Le persone se lo meritano, la nostra Regione se lo merita e quindi con la buona volontà di tutti ce la potremo fare. Grazie a tutti.